assemblea di CISPEL sui servizi pubblici qui a Firenze. Naturalmente si è parlato dei ballottaggi e soprattutto del risultato a Sesto Fiorentino, dove il neo sindaco Falchi ha detto no alla nuova pista di Peretola e soprattutto no al termovalorizzatore, e che farà ricorso al TAR e farà di tutto per fermarlo. Queste le due tematiche, quindi la nuova pista di Peretola e il termovalorizzatore. No, benvenuto, gli dico, perché è un pezzo che noi facciamo questo percorso. Cioè, sull'aeroporto francamente lo trovo bizzarro, perché il fatto che ci sia stato un impegno di Prato, di Sesto, compreso il periodo del commissario, di Campi, di Calenzano, di tutti i comuni coinvolti, è sui fatti, è nei fatti. Continueremo a farlo, continueremo ad essere assolutamente rigorosi sulle richieste, sulle osservazioni che anche il comune di Sesto ha fatto, molto precise e molto puntuali sul rispetto della salute, dell'ambiente, su cui non abbiamo intenzione di arretrare di un centimetro. Se ci sarà anche il sindaco Falchi, bene, saremo molto contenti, ma non è assolutamente una novità l'attenzione, come dire, molto molto approfondita anche tecnicamente su quello che accade nel cantiere o che accadrà nella cantiere dell'aeroporto. Per quanto riguarda Sesto, le ha detto, se verrà bloccato il termovalorizzatore possono essere conseguenze legali e economiche, cioè? Sì, nel senso, questo l'ha detto il presidente di Quadrifoglio, Moretti, il direttore generale, e qui siamo di fronte a un iter che è concluso, non è un iter che si può interrompere. Gli iter conclusi, se qualcuno vuole metterli in discussione, devono essere in qualche modo supportati e devono essere in qualche modo verificati se legalmente queste cose sono possibili. Ma quando parla di conseguenze economiche e legali, cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle penali, l'ha detto l'amministratore di Quadrifoglio, hanno detto in queste settimane, un dibattito mi sembra molto lungo che abbiamo fatto. Per quanto ci riguarda, si è chiusa qui la campagna elettorale, da domani ognuno continua e riprende a fare il suo mestiere.